come si riparte dopo la partita giocata in Francia, possiamo chiamarla anche col suo nome, dopo la lezione che ci ha dato sicuramente la pallamano francese, la Francia, la nazionale francese? Beh, è una lezione che penso non abbiamo dato solo a noi in tutti questi anni, ma l'abbiamo subita molto violentemente noi, giustamente, hanno giocato al 100%, l'azione, la loro formazione prevedeva solo l'assenza di Zadie rispetto alle sette campionesse olimpiche, campionesse europee, pluricampionesse di tutto. Credo che si sia vista la differenza non solo tecnico-tattica, ma anche di tutto il movimento e del movimento che esprime la pallamano francese. Abbiamo avuto una dura lezione che un po' ci aspettavamo come differenza, la sapevamo che erano più forti di noi, ma chiaramente è stata impattante. Il morale dopo la partita non era certamente alto, né il mio, né lo staff, né la squadra, e questo è un momento di ripartenza. Dobbiamo voltare pagina, abbiamo esaminato la partita dal punto di vista anche del morale, della capacità di stare in campo. Dobbiamo giocare con la Slovenia, un'altra grande squadra, ma non sono le campionesse olimpiche, non hanno vinto titoli europei e mondiali. Abbiamo già giocato con loro, abbiamo fatto almeno alcuni parziali molto positivi con loro, e io mi aspetto che la testa possa funzionare, il nostro morale si alzi in questi giorni e possiamo fare una buona partita. Che tasti avete toccato come staff tecnico? Toccherete in queste ore, insomma, per in qualche modo ripartire, no, dopo la partita in Francia? Beh, sicuramente abbiamo bisogno di una fluidità in attacco che non c'è stata contro la Francia, soprattutto all'inizio della partita abbiamo regalato, al di là del loro valore, dei palloni che non dovevamo regalare. Abbiamo bisogno di un rientro maggiore, perché anche la Slovenia ci ha colpiti in contropiede in seconda fase, e diciamo che questo è un aspetto che in Italia non è molto considerato, il ripiegamento, perché non c'è una grande velocità di esecuzione. E per quanto riguarda la difesa, abbiamo visto le azioni che loro ci hanno proposto nelle altre partite e proveremo a vedere qualche piccolo accorgimento tattico sui loro attacchi. Dando un'occhiata anche agli altri risultati che sono arrivati dagli altri campi d'Europa, si vede una enorme differenza in termini di risultato proprio tra le squadre, le prime due, diciamo, designate dei vari gironi, le terze e le quarte. Questo intanto a che valutazione ti porta a fare, e che valutazione, forse anche qualche calcolo in vista poi della classifica delle terze? Non voglio avventurarmi troppo, però chissà. Beh, intanto io dico che era chiaro che le prime due fasce erano molto più forti delle altre. Secondo me poi c'è un'ulteriore prima fascia all'interno di queste prime due fasce, perché ci sono 3-4 squadre che sono nettamente superiori a tutto il mondo pallamanistico. Ma io, per fare un esempio, ti dico: noi veniamo dalle qualificazioni e la Francia è la numero uno del seeding di un tabellone di tennis virtuale. È come se Alcaraz gioca contro un proveniente delle qualificazioni a Wimbledon in un torneo, no? Questa è una differenza che si vede in tutti i campi. Noi abbiamo giocato, e le altre squadre come noi hanno giocato, contro squadre molto forti, i punteggi lo dimostrano, e questo però non vuol dire che non si possa giocare con le altre, sia con la seconda fascia che con la terza e quarta fascia, per cercare di arrivare più avanti possibile e poi vedere se qualche volta succedono anche delle cose impreviste.